problema sessuale da sé. Questo è un punto, un altro punto del misticismo di tutti i tempi, cioè un altro punto profondamente religioso, cioè nel senso migliore del termine. So che qua siamo in un contesto anticlericale, non intendo la religione come... cioè l'idea del... come che hai detto in finale, indescrivibile. Sì. Dio in tutte le culture mistiche è non descrivibile. Poi quando la mistica, quando la religione diventa strumento di politico, ovviamente questa cosa cade, perché Dio bisogna iniziare a descriverlo, perché sennò tu non sai che cos'è Dio o hai il Dio sbagliato, okay? Però in tutte le religioni c'è una si intende, il mistico dice che quando Dio lo vedi non puoi descriverlo, addirittura nelle radici del nostro pensiero religioso, che sono il pensiero caldeo di chi ha scritto la Bibbia, era peccato, non si doveva pronunciare il nome di Dio, arriva molto dopo. Il nome di Dio è un tabù, potrebbe creare l'olocausto nominare il nome di Dio impronunciabile. Quindi questo è un altro punto del perché lo definiamo enteogeno, sicuramente. Qualcuno vuole... So che è difficile. L'altra volta eravamo in un contesto piccolo, eravamo in 5, ci abbiamo messo mezz'oretta a tirar fuori, perché sono esperienze strettamente private. Io mi ricordo che tu l'altra volta hai detto un'altra cosa, giustamente, perché poi si sa che il pensiero immaturo, si sa che non si vuole dire, ah, io ho visto questo, ho sentito questo, articolando. Nel momento in cui lo dici sai già che non stai dicendo proprio quello che volevi dire, perché non lo puoi dire. Però è lì che ci sono le contraddizioni. Tu l'altra volta avevi detto, per esempio, ho visto, che è un qualcosa che è simile a quello che diceva lei prima, tutta la realtà come tutta una serie di significati che tornavano tutti insieme, tutta una serie di, come dire, un'enorme formula matematica in cui tornava tutto, questa è un'esperienza, può essere un modo di descriverlo, no? Sì, sicuramente. Qualcun altro? Accendere un secondo, poi se qualcun altro, magari stimolato da queste prime, vuole dirne una. Qualcun altro aveva detto, io ho visto progressivamente il dissolversi di tutte le categorie, dalle categorie più macroscopiche, a un certo punto ho visto dietro che c'era il nulla. È qualcosa che, come dice lui, quando l'indifferenziato oppure lo sprofondare nella materia, la perdita della differenziazione tra sé e il mondo. Queste sono alcune descrizioni delle descrizioni dei psiconauti, ma si trovano nelle descrizioni di gnostici di tutti i tempi e dei mistici di tutti i tempi. Ecco, non è una specialità delle droghe queste. Qualcun altro aveva detto questo, qualcun altro aveva parlato di, per me è un'esperienza enteogena perché io ho visto qualche cosa che non c'era, ho visto qualche cosa in contatto con qualcun altro. Io mi stavo muovendo, ok, andavo di là e ho visto salivo le scale, ho visto un indiano che scendeva, sono andato di là, l'altra persona è andata e mi ha detto ho visto l'indiano, ok, senza essersi parlate né niente. Questo è un altro, sicuramente, un'altra deriva, un'altra declinazione del pensiero religioso in qualche modo, il pensare di avere l'accesso a una realtà presente e invisibile agli occhi normali. E un ultimo modo sicuramente è quello che ne so, appunto quello degli atei duri, della scienza dura che dice tutte balle, tutte allucinazioni, lo spirito non esiste proprio, cioè chi non si vuole domandare dice va bene, lasciamo soltanto a Marianna il compito di guardare dentro tutti i microorganismi per vedere cosa è successo. Prego. Scusa, io facevo l'attacco sulla questione dell'essere latte dura e pura. Non era per fare latte dura e pura, però ascoltando adesso non riesci, cioè nel senso la sensazione che continua a venirmi, il pensiero che continua a venirmi è che la complessità della potenzialità umana mi sembra tale e tanta, soprattutto dove ha aiutato a sovrastimolarsi ed aiutata ad esprimersi, che la mancanza di linguaggio la sostituiamo parlando di divino,
senso che la sensazione che mi viene fuori dalle cose che sono state dette fino adesso è più o meno questa. Cioè, mi fa comodo spiegare che siccome non ho le parole, mi fa comodo nel senso che mi è utile, non in senso cattivo, spiegare che ho avuto una sensazione enteogena di sviluppo del divino, dello spirituale, tutta questa... Questo tipo di linguaggio in definitiva mi aiuta a sostituire la mancanza di uno sviluppo di un linguaggio, perché a livello culturale è stata probabilmente sviluppata molto, ma poco, rispetto a tutto il linguaggio che ad esempio io ho per descrivere, non so, una qualsiasi altra scienza, non mi viene adesso un'esperienza. Quando io parlo di divino nella mia sensazione esperienziale, eccetera, mi aiuta a coprire un vuoto di linguaggio e di comunicazione, perché se io ti dico che ho sentito qualcosa di particolarmente divino e te lo posso articolare con 115 altre poi parole, descrizioni, colori, eccetera, più o meno cerco di ottenere un canale comunicativo con te, che però non è un canale comunicativo assoluto, ma su cui sono abbastanza sicura che siccome tu hai lo stesso gap comunicativo potrai capirmi, o potrai, se non altro, entrare in empatia. Mi sembra che, cioè, la domanda rispetto a quanto divino, non divino, il religioso, non so, mi sembra un po' un escamotage comunicativo. Io parlerei di straordinario, cioè divino, che sappiamo bene cosa intendi, che divino, che sappiamo bene cosa intendi, che non è assolutamente la religione, però è sempre determinato culturalmente. L'esperienza è straordinaria, secondo me, è l'andare fuori dalla realtà, che può essere considerato tra virgolette sacro, ed è questo a cui mi riferisco, fuori dalla realtà che ho fatto. Anche questa è una forse... più consapevole, mi viene da dire, almeno personalmente, forse... poi dipende dalle sostanze. Non è che forse è meglio dire uscire dal cosmos, cioè dalla percezione ordinaria della realtà, perché quando sei uno stato alterato sei sempre nella stessa realtà della tua mente. Cioè l'idea è, cioè nella scelta delle parole, perché sembra che gli stati di coscienza diversi da quelli ordinari siano e vengono normalmente intesi come un uscire dalla realtà. Concettualmente penso che sia utile usare le parole bene, dice, se la realtà c'è è una sola, quindi l'intera gamma delle esperienze che tu puoi esperire fanno parte di un'unica realtà. Forse è opportuno, più preciso, dire che saremmo disposti a chiamare divino l'incontro con delle dimensioni non consuete, più che irreali. Questo non lo pensavo. L'unica esperienza, se posso concludere, in cui ho sentito qualcosa che definirei divino, mi hanno fatto capire la differenza, erano in posti naturali. Ho fatto esperienze di stati alterati di coscienza, sia in luoghi chiusi, nelle città o anche in luoghi aperti. Ho notato che qualcosa che definirei divino era questa comunione che sentivo, comunque la facilità con la quale percepivo la bellezza in senso estetico di questi luoghi più luminosi per i motivi chimici che ha spiegato prima la ragazza. Mentre in altre situazioni, guardando un bel quadro, una cosa bella, allora lo percepivo nello stesso modo. Però effettivamente il prendermelo in città, il prenderlo poi, non sto a parlare della compagnia, che sapete quanto è importante, con cui si prende, ma a livello di percezione divino l'ho sentito più come una forma di comunione, che ho sentito molto più forte in luoghi naturali. Ma rispetto alle percezioni, adesso le persone che hanno parlato mi hanno fatto venire in mente delle cose proprio di sensoriali, no? Che dico, effettivamente anche questa cosa, per esempio, più negli spazi aperti tu senti, almeno io ho sentito come se appunto la pelle, diciamo, lasciasse passare le cose in un modo diverso, quindi come se non fosse una barriera ma una cosa che traspirasse, no? Per cui il sole che lo senti come se fosse dentro, cioè la sensazione non si ferma alla pelle, ma che è qualcosa che ti invade in un certo, cioè ti invade in senso buono, no? Ti penetra. Per cui io forse anche questa cosa del organico, quindi parte del tutto, è la cosa che diceva lui dell'inorganico, perché in fondo parte del tutto, perché magari delle sensazioni ce le hai avute in degli ambienti che sono inorganici per noi, no? Se siamo per esempio in un rave e
La sensazione che ho è più legata, non so come dire, sento il cemento, sento, la, cioè, sento l'amianto, sento una cosa che non è parte di me, cioè che non, appunto, che non siamo così da così tanto tempo, come diceva giustamente lei, insieme su questo pianeta, no? E sono degli elementi troppo giovani, cioè rispetto a una pianta, no? Per esempio. Per cui io quella mancanza di freno, quella mancanza di, in quel momento lì mi pervade come se anch'io in qualche modo diventassi inorganica. Piccola precisazione, posso? Sì. Un secondo? No, non era. No, cioè, perché per me anche, nel senso che anche tutte, no, le, tutte le due esperienze a volte. Lo intendevo in un modo diverso, nel senso scendere. Cioè, fino a vedere, che ne so, il carbonio che ti compone, sì. Capito? Ok, purtroppo adesso io vorrei fare una piccola cosa difficilissima. Provare a farvi vedere un nuovo punto di vista, nuovo. Poi ovviamente come una musica nuova non esiste, ovvio. Diciamo un punto di vista che è nato a metà del Novecento. Vi ho detto che secondo me ci portiamo dietro dei difetti, o comunque un pensiero vecchio, che era quello della scienza dura, che aveva scartato momentaneamente lo spirito dalla conoscenza, che è nato nel 600. Nel 900 sono arrivate delle robe nuove. Ovviamente la filosofia di tutti i giorni ci metterà un bel po' ad arrivare, però vorrei provare in un quarto d'ora difficilissimo a darvi, per farvi vedere come può essere un altro punto di vista. Sono uscite altre cose interessanti, adesso le riprendo tutte. Adesso Giona, che non avete sentito, non gli ho dato il microfono per stringere, ha detto scendere proprio, arrivare fino a sentire il carbonio dentro di sé. Ok, questa è una roba molto interessante, dopo li andiamo a risentire. Lui ha detto qualche cosa dell'unione con l'unità, osservando la bellezza, è un altro elemento molto importante dell'esperienza mistica. Lei ha detto un'altra cosa, ok, è un'etichetta per dire quello che non sappiamo dire, va bene, però guardare come diciamo quello che non sappiamo dire ci può aiutare alla lunga a dirlo, a trovare dei modi per dirlo. E adesso quindi vado. Allora, ho schematizzato in quattro cose che erano venute molto meglio fuori l'altra volta, però facciamo che le facciamo venire un po' fuori velocemente. Filosofie comuni sottointese. Allora, uno, monoteismi, cioè l'idea che la mente, lo spirito, sia Dio, sia dall'alto, arrivi dall'alto e ordini il mondo con questa enorme formula, che può anche essere una formula matematica, no? Se lo è un cattolicesimo aggiornato, un monoteismo aggiornato. Idealismo critico, un po' la forma dei monoteismi al giorno d'oggi. So se Kant, vabbè, il filosofo del Settecento, che dice, ah ok, sì, è vero, la mente ordina tutto, però la mente non arriva dall'alto, la mente ce l'abbiamo dentro noi. È il punto di vista più diffuso, se vogliamo, è più nostro ormai, che sia la mente nostra che proietta le forme, la matematica e la realtà su una materia informe in qualche modo. Però questo si riallaccia fortemente al pensiero caldeo, nel senso, in principio la terra era una massa informe, Dio disse di qui la luce, di lì le tenebre, iniziò a ordinare le cose. Poi nichilismo, quello che invece vede, cioè Dio è indefinibile, Dio non si può dire, anche questa è un'altra roba presente in tutte le forme di misticismo, l'abbiamo visto, viene fuori anche oggi. Per cui il fondamento è un non fondamento, chi riesce ad arrivare al fondamento è spaventoso, perché è la mancanza di senso, la mancanza di tutto, il nulla più totale, non è neanche il bianco, non è neanche il nero. Ho messo lì la faccia di Nietzsche perché è quello che porta la profezia del nichilismo nel XX secolo. Lui ci dà una scappatoia, dice la vita andrà vissuta come esperienza estetica, come dici, come è detto.